Benvenuti e ben ritrovati. Oggi per la pagina dell'approfondimento proviamo a fare un focus sulla recrudescenza di atti criminosi, microcriminalità, che però sta facendo davvero preoccupare non solo i cittadini del centro storico del capoluogo, ma adesso un po' di più le istituzioni. Ieri sera l'ennesima, o meglio nello scorso fine settimana, l'ennesimo weekend che è stato caratterizzato da episodi un po' in tutta la città. Ieri in particolare due ingressi furtivi per altrettanti furti, uno al polo universitario e uno addirittura dentro Palazzo Cavarretta, la sede del Consiglio Comunale di Trapani. Beh, io credo che siamo davanti a una specie di sfida a questo punto nei confronti delle istituzioni, ragione per la quale in studio oggi ho il Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana. Presidente, c'è da rimanere più che preoccupati. Ma la situazione non è le migliori. Devo dire, a seguito di questa chiamata che è arrivata ieri sera, ci siamo recati all'interno del Palazzo Senatorio Cavarretta, la sede del Consiglio Comunale, e abbiamo scoperto che qualche ladruncolo da strapazzo è entrato all'interno della casa comunale, e tra l'altro distruggendo due porte dell'archivio del palazzo, entrando all'interno dell'aula del massimo consesso civico, hanno prelevato un televisore, uno dei televisori che sono posizionati all'interno dell'aula consigliare, dove tra l'altro si fa la diretta streaming. La situazione, tra virgolette, è abbastanza preoccupante, ma reputo questo atto vergognoso, perché comunque immagino che siano stati dei cittadini trapanesi, ladruncoli da strapazzo, ripeto, che entrano all'interno della casa comunale, che ricordo è di tutti, quindi non è che è un immobile privato, ma la sede del Consiglio Comunale è la sede del massimo consesso civico che rappresenta l'intera città di Trapani, quindi è un atto vergognoso nei confronti delle istituzioni. È senza dubbio preoccupante l'andazzo attuale, specialmente nelle zone del centro storico. Voi nella qualità di giornalisti siete così bravi ad informare il territorio e ne abbiamo sentite di cotte e di crude, ma arrivare al punto di forzare gli ingressi di un palazzo del comune o dell'università in se stesso, è una vergogna veramente. Beh, a proposito dell'università, quello di ieri è il secondo episodio che siamo costretti a documentare. Ieri cosa è successo? Sono entrati forzando le porte d'ingresso, hanno prelevato il monitor della videosorveglianza che c'è in portineria, due PC portatili che erano dentro la portineria, sono entrati poi addirittura dentro la stanza dell'associazione universitaria UNITP e hanno asportato quei pochi soldi che erano contenuti per il fondo cassa utilizzato dagli studenti per qualche piccola spesa. È intervenuta la polizia, ma erano già riusciti a fare perdere le proprie tracce. 15 giorni addietro, sempre all'interno del polo universitario sul lungomare Dante Alighieri, erano già entrati e avevano preso di mira il bar che c'è dentro il polo universitario. Diciamo che nell'ultimo periodo, tra aggressioni, risse, minacce ai cittadini che passeggiano, furti nei ristoranti, sabato credo sia stato l'ennesimo e ieri sera un altro, danneggiamenti alle auto, la situazione è diventata invivibile. Urge prendere provvedimenti, Presidente Guaiana. Urge prendere provvedimenti, urge senza dubbio segnalare alle forze dell'ordine al fine di intensificare i controlli. Come amministrazione comunale lo faremo oggi senza dubbio, tra l'altro oggi da quello che mi risulta c'è l'ingresso del nuovo questore di Trapani, quindi avrà questo nuovo messaggio da parte delle istituzioni di intensificare i controlli, specialmente nella zona del centro storico, per garantire sicurezza ai cittadini e non solo ai commercianti, ma ai cittadini tutti, visto che comunque ci sono addirittura delle aggressioni fisiche da mini ronde di microcriminali che girano all'interno del centro. Questa non è un'immagine che vogliamo dare della nostra Trapani, è un'immagine che senza dubbio deve essere eliminata, e quindi ci impegneremo al massimo come amministrazione per intensificare, per quello che possiamo fare noi con i vigili urbani e con l'ausilio dell'impianto di telecamere che a brevissimo verrà messo in funzione. Sì, sarà questione di pochissimo, e installeremo nuove telecamere, metteremo in funzione le pregresse al fine da generare un deterrente e riuscire a trovare anche queste mini bande che girano per il centro. Beh, in
questo momento non possiamo che chiudere, certamente bisogna tenere un po' più alta l'attenzione anche noi, diciamo, comuni cittadini, magari aiutandoci, mettendoci in contatto con le istituzioni, in particolare con le forze dell'ordine. Mi approfitto tra l'altro per ringraziare le forze dell'ordine che ieri sera prontamente sono intervenute, sono venute due volanti della Polizia di Stato, è intervenuta la scientifica, quindi le nostre forze dell'ordine sono veramente operative e chiederemo un'ulteriore intensificazione perché dobbiamo debellare questo problema che sta affliggendo la nostra Trapani. È stato con noi il Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana, e io vi rimando adesso al resto delle notizie.